Sono Caterina, una volontaria del Centro Studi Futura del progetto Salvo d'Acquisto di Torino. Ho deciso di intraprendere questo percorso di servizio civile per svolgere un'attività pratica e professionale, essendo io una studentessa universitaria. Purtroppo però, vista la situazione di emergenza sanitaria, non ho potuto vivere appieno questa esperienza, ma spero che le cose migliorino abbastanza nei prossimi mesi da consentire a tutti noi volontari di lavorare, seppur per poco tempo, sul campo. Ciao a tutti, mi chiamo Gaetano e sono volontario presso il Centro Studi Futura, progetto Salvo d'Acquisto a Torino. Da questa esperienza mi sto aspettando un processo di formazione per l'inserimento nel mondo del lavoro. La formazione purtroppo sta venendo un po' a rilento a causa della pandemia. Sono fiducioso però che imparerò ancora tante cose perché il progetto sta venendo in un CAF che è una realtà fondamentale in questa situazione di emergenza. Sicuramente per l'aiuto che lo Stato italiano sta dando alle famiglie. Buongiorno a tutti, mi chiamo Mario e sono un volontario del Servizio Civile del Centro Studi Futura, progetto Salvo d'Acquisto della sede di Torino. Le mie aspettative per quanto riguarda questo percorso inizialmente erano quello di avere la possibilità di imparare, nello specifico per quanto riguarda un centro di assistenza fiscale. Nel corso dell'anno però purtroppo siamo stati colpiti da questa emergenza sanitaria e di conseguenza non c'è mai stata l'opportunità di andare effettivamente sul campo a imparare qualcosa di più, anche avere un rapporto diretto con i clienti, ma sempre in via del tutto telematica. E di conseguenza questa è stata un pochettino l'aspettativa che non dipendente da nessuno, ma che ha fatto sì che il percorso diventasse un attimo diverso. Mi piacerebbe avere nei prossimi mesi la possibilità di andare effettivamente nella sede per imparare qualcosa di più sul campo e, oppure nel caso in cui non ci fosse questa possibilità, magari di avere un prolungamento di qualche mese, anche 6 mesi, per effettivamente poi andare in sede. Buongiorno, mi chiamo Martina e sono volontaria del Centro Studi Futura, progetto Salvo d'Acquisto, sede di Torino. Prima di iniziare il servizio civile, le mie aspettative erano molto chiare. Avrei svolto il servizio all'interno di un CAF ed imparato il più possibile da questa esperienza. Poi è successo l'inimmaginabile, ovvero una pandemia. Sicuramente quest'ultima ha inciso in maniera significativa sulla formazione e l'apprendimento del suddetto mestiere. La mancata presenza in ufficio non mi ha permesso e non mi permetterà mai, arrivati a questo punto, di comprendere e apprendere appieno il lavoro al suo interno. Non ci sarà alcun contatto diretto con i clienti e con i colleghi. Tutto questo rende più difficile il percorso e mi sento come se avessi perso un'occasione importante di crescita professionale e personale. Certo, si svolgono molte attività online, tra ordini di servizio e compiti diretti dal CAF, non si sta mai fermi, ma probabilmente l'esperienza fatta in presenza sarebbe stata diversa. Per questi motivi, spero e mi piacerebbe proporre un'estensione del servizio, in via del tutto eccezionale, per dare l'opportunità a noi volontari di vivere l'esperienza del servizio civile nazionale così come è sempre stata fatta e pensata. Dunque, arrivati a questo punto, vi ringrazio per l'attenzione.